Sandro ci ha chiesto di predisporre un riassunto televisivo dei momenti più significativi della nostra comunità, ripresi dalla Telerompo Riozzo 2. Quando nacque questa televisione? Tutto iniziò nel mese di aprile del 1984, in occasione del Carnevale di Riozzo. Lo scopo di questo mezzo è di archiviare gli avvenimenti più importanti, sia seri che divertenti. Le immagini che vedrete si riferiscono ai seguenti argomenti. Carnevale 1984, ricordo della vecchia chiesa e dell'inaugurazione della nuova. Anche il 25esimo anniversario di sacerdozio del nostro Don. Immagini del Palio 1985 ed infine vedremo alcune sequenze del Carnevale 1986. E della bella festa anche organizzata dal nostro caro amico Ivo Sassi. Devo dirvi che con enorme sacrificio siamo riusciti a contenere il tutto in soli 40 minuti. Questo nostro purpurì si intitola Il meglio della Telerompo. Scusate. Edizione straordinaria. Ci perviene ora la notizia di un importante avvenimento, il Carnevale di Riozzo, giunto al quinto anno di manifestazione, organizzato da Don Sandro e i suoi collaboratori. La Rai 1 e Canale 5 hanno ottenuto l'esclusiva per l'intera manifestazione. La trasmissione sarà preceduta da un intervento straordinario dal nostro mic nazionale. Ci colleghiamo ora con Canale 5. Saluti amici di Riozzo, piacere di avervi incontrato su questi schermi di Canale 5. Comunque io vi posso dire con felicità che posso garantirvi che il vostro carnevale sicuramente riuscirà magnificamente. Anzi vi dirò di più, che il Don Sandro, vostro parroco, mi aveva telefonato perché potessi parteciparvi io personalmente, però non potendo venire per i miei impegni che ho su Canale 5, però ho potuto darvi qualche suggerimento. Penso è che possibilmente domani o dopodomani, non lo so, potrò magari venirvi a fare un piccolo salterello e venirvi a trovare. Però cosa vi posso dire? Auguri felicissimi e mi raccomando, divertitevi, perché il momento è grave, ma però vi posso garantire che se voi siete tutti uniti e felici potrete anche trovare felicità. Però vi posso dire anche che la gioia che mi lega a voi, vi posso anche dire solo una piccola parola che ormai è tradizione e vi posso veramente garantire dicendo allegria. Non è... Sì, quello che si vede lì chinato è Don Sandro. Allora andiamo a sentire qualcuno che sta lavorando. Eccola là, uno che è seduto quasi. Mi scusi, interrompo un attimo, Telerompo Riozzo 2. Vede, guardi là in camera. Sì. Senta, lei che cosa sta facendo? Stiamo addobbando il carro per i ragazzi, per quest'oggi, per la parata, la sfilata che si fa con i carri per carnevale. Ah, questa qui cosa sarebbe? Il carro? Il carro delle carte, del gioco delle carte. Cos'è? Bambini, grandi, mezzi? Sono piccolini questi qua. Ecco. Adesso chiediamo subito al parroco che cosa... Mi scusi, dottore, lei, da che ora è che lei è qui? Io è dalle 7:30 che sono a disposizione, però abbiamo incominciato a lavorare tutti insieme quando sono arrivati e abbiamo incominciato a lavorare verso le 8:30 e si prevede di rimanere qui fino alle 12, poi c'è uno spuntino fatto in casa dai nostri amici e dai nostri cuochi e riprenderemo poi tutto alle 2:15 quando cominciano ad arrivare i bambini, li ordiniamo e faremo quindi la sfilata. Ok, va bene, allora avanti col lavoro. Grazie. E poi magari andiamo a vedere un pochettino cosa stanno preparando i nostri amici da mangiare. Carro, ok, buon lavoro, arrivederci. Sentiamo un montino se è un frate quel signore lì. Senta, può venire un attimo? Allora sentiamo un attimo. Lei cosa sta preparando? È un carro per la mia nuora. Venga un po' verso di qua, ecco così. Cosa sta facendo? Devo pitturare il carro della mia nuora, la sposa.
Ah, ho capito. E come si chiama allora questo carro? Oh, caro, non so. È venuto da Mulassano, l'ho portato qui e lei lavora a Mulassano, no? E ha voluto fare un carro per qui a Riosso. Ah, benissimo. Ma qui cos'è che ci vanno su i ragazzi, persone... Ecco, se magari mi viene un po' di qua, perché quel signore là non lo vede. Eh? No, ma lui, no, lui le vede lui. Ma lui, il vede, no. Venga, metta fuori la testa dei frati, no? Faccia vedere se è un frate o no. Fuori la testa. Oh, ecco, finalmente abbiamo visto chi è l'allestitore del carro dei frati. E qui, ragazzi... Ma il carro dei frati, questo. Ah, ecco, allora ci sono tutti i fratini sopra. Dico, fai anche la cruz, ma bella pesante per il menù. Ah, da portarla lui o da portarla chi l'è? No, la porta lui il menù, mi grotti già della cruz a ca. Mi la cruz, che bella pesante. E come la si chiama che la cruz lì? La cruz lì, caro mio. Ok. È solo la prima volta? Beh, auguri, perché è veramente un'ottima maschera, eh? Tele Riozzo 2 la ringrazia. Tele Riozzo Rompo 2. Ciao, bellissimo. Comunque, ho trovato qui, in mezzo a questo bellissimo carnevale, una persona, non so. Lei non è una maschera? No, mi chiamo Suor Gisella e sono autentica. La cara Suor Gisella sostiene di essere autentica, ma io non la trovo il suo nome in questo elenco e vorrei una conferma. No, mi chiamo Suor Gisella e sono autentica. A questo punto credo alla parola della nostra cara sorella, alla quale mando la mia benedizione. Mi piacerebbe poter vedere dove la nostra sorella svolge la sua opera e le abitudini dei parrocchiani di quel luogo. Il territorio di Riozzo, da antichissima data, apparteneva alla diocesi di Milano e dipende dalla parrocchia di San Giovanni Battista in Melegnano, che dista appena 1 chilometro. Per effetto di una convenzione sottoscritta dall'arcivescovo di Milano, il cardinal Giovanni Colombo, e dal vescovo di Lodi, monsignor Paolo Magnani, in data 19 febbraio 1978, la frazione di Riozzo, nel comune di Cerro Allambro, passa alla diocesi di Lodi. Per decreto del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, dal 1980, 15 giugno, riconosce agli effetti civili al territorio di Riozzo il titolo di parrocchia con la denominazione giuridica di San Lorenzo Martire. La parrocchia è fatta, ma manca la necessaria struttura per farla vivere e quindi operare. In poche parole, la comunità cristiana di Riozzo aveva bisogno di un luogo di culto e di ambienti adatti per la formazione umana e cristiana della popolazione in continuo aumento. Nel frattempo, le funzioni religiose sono state svolte nella Chiesa Grande, che resterà nel cuore di tutti noi parrocchiani.
giugno 1984, giorno della consacrazione della nuova chiesa di San Lorenzo Martiri. Ora la chiesa è stata consacrata. Qui il povero trovi misericordia, l'oppresso ottenga libertà vera e ogni uomo goda della dignità finché tutti giungano alla gioia piena. Qui salga a te la preghiera incessante per la salvezza del mondo. Allora siamo qui con queste persone, mi sembra che meritano un grande applauso. Ecco, chiederei alla persona no, rimanga come era prima, perché vogliamo far vedere che il nostro sindaco, pur essendo meno matto, ha partecipato alla cosa. Ok, dica a lei quello che doveva dire. Beh, innanzitutto estendo veramente un cordiale saluto, una stretta di mano a tutti. Se non sono riuscito a darle, scusatemi, ma avrei voluto veramente darglielo a tutti, no? Anche perché ritengo che questa era veramente una circostanza di grande affetto e di grande unità familiare nei confronti del nostro reverendissimo e carissimo Don Sandro e di tutti i suoi familiari, dove ci hanno convocato qui in una circostanza veramente significativa, no? Significativa
innanzitutto per la missione del Don Sandro, significativa per noi che abbiamo veramente l'onore di avere il Don Sandro qui con noi. Vabbè, stiamo aspettando la cassiera, comunque quello che vedete inquadrato non è la cassiera. Allora partiamo un momentino anche dai vari, adesso siamo arrivati quasi diciamo ai collaboratori di cucina. Allora qui abbiamo l'Angelo, mi pare. Senti, io adesso qui dovrei dire tante cose, fare le solite cose o le solite domande, no? Con sempre ovviamente riferendosi a Don Sandro. Ma siccome ho già sentito, no, in lontananza dire ammo, 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 e ho sentito già la voce di Don Sandro, allora sentite un po', voi da quanti anni, oppure tu, poi dopo sentiremo gli altri, da quanti anni è che conosci Don Sandro? Da 6 anni. E non ti sei ancora stufato? No, mai. Dalla famiglia sì, ma di Don Sandro no. Beh, è chiaro. Allora, sembra quasi che... Allora, per l'Angelino... Perché Don Sandro non mi sgrida. E la moglie, purtroppo, quando vado a casa... che questa volta dovrei sgridare Don Sandro. Meno male. Perché questa mattina ci ha mandato tutti in confusione. Le sue lacrime sono diventate le nostre e quindi non riuscivamo più né a cantare né a suonare. Quindi la sgridata gli va secca. Legnano, non sono italiana, sono bergamasca. Scusi. No, io sono di Lodi. Legnano, non sono italiana, sono bergamasca. E che nazionalità è, scusi? No, io sono di Lodi. Diciamo che è nazionale. Avin, no, abbiamo sempre il bambino che aspetta, che dice che ha premura. Lei è di Lodi? Sì. Quanti anni è che abita in questa comunità? 10. 10 anni, cioè anche lei si è trovata Don Sandro. Eh sì, quello che è arrivato abbiamo preso. Mi è piaciuta, quello che è arrivato è preso. È arrivato qualcosa di buono o no? Ma diciamo anche le cose magari, ma non diciamo, perché è tutto il giorno. È tutto il giorno che stiamo parlando di Don Sandro, che lei è un bravo fieu, che abbiamo sentito anche delle cose anche simpatiche, carine, tutto, ma ce l'avrà, ecco, adesso che non c'è, ce l'avrà un difetto sto Don Sandro, perché altrimenti facciamo subito, facciamo subito la canonica, la, come si chiamano quella roba là che si manda a Papa Wojtyła, gli facciamo diventare santo e trac. Un difetto ce l'avrà, è un cristiano, è un uomo anche lui. Lei ne trova uno? Me ne trova. Se me ne trova uno gli faccio un regalo. Certo, telefona sempre alle ore più disparate. E quando meno te l'aspetti, quando sei a tavola cerca il marito, o se no te lo porta via. Ma io non mi preoccupo delle altre donne o robe varie, no, io ce l'ho coi preti in generale. Ah, lei ce l'ha coi preti in generale? Sì, specialmente col mio parroco. Sì, soprattutto col mio parroco. Perché se io ho un lampadario in casa che è rotto, può aspettare 15 giorni, un mese, vero Prinelli? Se invece il prete telefona che ha la lampadina che è bruciata, sta mangiando, vrum, via, che va. Ma almeno fosse più bello di me, pazienza, fiel. Partiamo con i giochi del palio, del settimo palio mi pare. Don Sandro sta presentando i vari rioni, i vari concorrenti. Se sentite un attimo il commento del Don Sandro. Secondo il Rio d'Or con
il Riotto Oves che comunque a tutta bravissimi a tutta la strada di percorrere da percorrere a 10 punti. 22 punti sono pochi perché vi aspettano moltissimi. Ok, ecco il primo gioco che consiste nel lago nel pagliaio. Questi bambini devono trovare tre palline da ping pong in questo montone di paglia. Ehi, la prima l'ha trovata, la piccolina bionda. Riotto Nord. C'è il buon Paolo che sta gonfiando. Ahia, lì contestano la gonfiatura del... Guardate tutto di schiena. Bellissimo. Abbiamo il Paolo che non regge il peso. Penso che sia tutta una tattica per mantenere la posizione degli ultimi 2-2-2-2 con eccezione di 4. Oh, il buon Don che deve essere molto stanco oggi perché è sempre seduto e là bello seduto fa la primula in mezzo al prato. Ok, manca qualche partecipante. Allora, qui si sono già scatenati un attimo a distruggere tutto il campo giochi. Comunque, chi è il capitano qui del Riotto Est? Riotto Est, no, Ovest, vabbè. Allora, mi hanno detto, ma no, io non ci credo mica, che siete ultimi, è vero? Sì, è vero. Non è vero? L'anno prossimo? Sì, sì. Ok, allora è una promessa di tutto il Riotto Ovest, giusto? Di arrivare primi per l'anno prossimo. Un bel urlo, arrivederci, ciao! Tanti genitori, parecchi bambini, soprattutto anche dei giovani, è riuscito certamente per quanto riguarda la preparazione,
perché i carri sono stati pensati, sono stati anche architettati e voluti dagli adulti e dai giovani e sono riusciti. Vediamo che c'è qui il diretto interessato, che è il signor Ivo Sassi. Dunque, lei in effetti quanti anni compie? Ma dicono che gli anni bisognerebbe mai dirli quanti sono, no? Comunque sono oltre i 40, diciamo che sono oltre i 40. Ah, però abbiamo sempre un vantaggio, perché dicono che la vita comincia dopo i 40 anni, comincia la vita. Allora vuol dire che sei ancora un bambino? Insomma, diciamo, uno si può sentire ancora giovane. Allora adesso ti lasciamo andare a preparare e ci vediamo questa sera. Va bene, grazie. Ti ringrazio e ci vediamo. Grazie, ciao ciao. Buonasera. A lavaggio. Accompagna ma senza far rumore, facciamo insieme un po' di musica, di quella che so io, tanti batteristi, amico mio. La chitarra per esempio è troppo forte, ci vuole un poco di dolcezza sulle corde, fai finta d'essere John Lennon. Dai, ti va bene, tutto ok. Anche il bassista ha sempre voglia di cantare, probabilmente non si accorge di suonare. Lui dice sempre chi non beve, chi non canta in compagnia, certamente un lato è una spia. Potrei dire tante cose sul cantante, è mezzo matto, simpatico e intrigante, gli basta solo una canzone, vi dà tutto quel che ha, se c'è qualche richiesta io sto qua. Se siamo qua. E c'è un pianista che sorride a una ragazza, ha gli occhi dolci e con le note la carezza, però qualcuno l'ha invitata già a ballare, lei si sta, parti con la solo, vai! L'orchestra è su di giri anche stasera, cade una stella e il sogno tuo si avvera, un ballo lento, poca luce, lei ti dice amore mio, l'avrò vinta un poco pure io. Siamo in tanti, qualche cosa può cambiare anche per te, e adesso tutti quanti insieme a me. Siamo quelli con la voglia di cantare, abbiamo ancora un po' di musica nel cuore. E se qualcuno tra di voi non canta in compagnia, certamente un ladro o una spia. Sì, siamo qui tutti riuniti, no, per sentire un po' le impressioni. Senti, al del signor, lei il signor? Paletti. Signor Paletti. Paletti Gino. Gino. Sì. Lei è il più famoso rappresentante di Riozzo, mi dicono. Cerco di fare l'impossibile. Senta, per la compagnia. Ci dica due parole su questa riunione, perché si fa e per chi? Ci dica due parole. Questa riunione l'abbiamo fatta per farci grandi auguri al nostro grande amico Sassi.
e anche fare una compagnia a tutti gli amici della parrocchia, per quello che posso dire io, e ti do mille ringraziamenti. A chi? A Sassi e a tutti gli amici. Ok. Sotto il cielo delle Hawaii. Simone, al termine delle manche di tutte le categorie. Avanti un anno, dai, complimenti, avanti altri,
Giovu! No, irregolare! No, quello è già irregolare lui e meglio lasciare. È irregolare lei, si paghi di poi stesso. Dai, chi? Il signor Angelo Longhi! Benzoni! Lei cresce, signore, da metti lei cresce. Si sposta. Senteci, no, mi sposta, ma prima voglio vedere. Niente, non è regolamentare questo. Ah, le no peggiorate. Le no peggiorate rosse. Buongiorno, Giovanotti. Uno, due, tre. Mi sembra un cavallo pazzo di Siena, Simo, è un cavallo pazzo di Siena, uno, due, tre, via! Sono arrivato uno! Ai, saltare i bidoni! Abituato come me a saltare in pasta! Michele! 2! 3! Attenta! Troppo dietro! 2! 3! Via! Thank you.
Bene, passiamo alla premiazione. Allora, voi interessate lì? Sì. Il vincitore è il signor Piero Grazioli, ma per la squadra che eravamo in cinque, perciò il premio spetta a lui. D'accordo, noi gli altri quattro consegniamo il premio al signor Piero. Il signor Paletti e il signor sindaco faranno la presentazione al signor Piero. Sì, quella grossa. Il secondo premio al capitano, anche in base all'età e a quella, l'assistenza meccanica che ci dà, è il signor Agostino Impara, il nostro meccanico. E visto che il signor Gino Paletti e la Proloco danno un premio in più, d'accordo con tutti noi, lo diamo al signor Garbati Aldo, che anche lui si dà da fare. Se la merita. Che se lo merita. Se la merita. E ora direi di dare il via all'assaggio dei vini e dei panini, perché i bambini insomma sono qui che aspettano. Spirito Santo, il Signore sia con voi e con il tuo spirito, preghiamo. O Dio, la tua parola santifica tutte le cose e fondi la tua benedizione su questa creatura che è un campo sportivo di calcio. Concedi a quelli che se ne serviranno con rendimento di grazie secondo la tua legge e la tua volontà di ottenere per mezzo dell'invocazione del tuo nome santissimo la salute del corpo e la protezione dell'anima. Per Cristo nostro Signore. Amen. Molto semplice ma molto significativo. Ma non vuol dire tuaia, perché siamo i migliori che hanno proprio preparato su un piatto d'argento e su una tavola ben imbandita ai più giovani una realtà. Che adesso voi ragazzi, voi giovani, insieme ai genitori dovete certamente preparare o portare avanti o servirvene. È importante che abbiamo anche a servire proprio un piano. Da parte dell'oratorio nel nostro bar, e io vorrei dare, l'ho messo qui per terra perché non potevo far diversamente, una rosa, e la voglio dare così, non sentimentalmente ma con una grande realtà. Sarebbe stato qui anche con noi, sarebbe stato giovane come noi, ora anche se è passato fra i vecchi e con il Signore, al vicepresidente, perché la porti sulla tomba quando potrà, o un altro a questa, perché oggi è domenica, magari una rosa a nome nostro al signor Massimini, per il quale giustamente va il nostro applauso. Siamo per i verdi. Non lo so, mi hanno dato 500 lire vestito di nero.
arriva neanche a Riotto. Però c'è il vento adesso, eh? Tra un quarto d'ora inizierà il quadrangolare di calcio con la nostra polisportiva San Rocco, la C Milan, l'Uson di Melegnano e l'Azzurro di Lodi. Che faccio lei? La dici? No? Lo dico io. Vai. Scandali, brogli e mali, dove sono finiti i veri grandi dei...
quella che spesso incontro per la strada, quella che non grida, quella che non schiaccia per emergere sull'altra gente. Che non sa rubare per avere, ma sarà contenta di guadagnare il pane con il suo sudore. Io non ho la fortuna di credere o non credo ancora, io direi fratello, se tu operi per la giustizia e la pace con sincerità, se tu costruisci fino in fondo la liberazione degli ultimi e degli oppressi, tu sei già nel solco di Dio, tu lavori accanto al Signore. Thank you.